2011-2014. Il 2014 volge ormai al termine e per il Consiglio regionale della Campania è tempo di bilanci. Diversi punti all'ordine del giorno, ma la questione più impellente è l'approvazione di un bilancio che divide maggioranza e opposizione. Soddisfatto il centrodestra, che anzi prospetta un 2015 in ripresa rispetto all'anno trascorso, come spiega Luciano Passariello, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. È un bilancio positivo perché già da tempo si sta vedendo il trend di miglioramento che sta avendo il bilancio della Regione Campania, come l'azzeramento del debito della sanità, anzi credo che ci saranno, come dire, degli avanzi che poi saranno impegnati nell'anno prossimo. Proprio sulla questione sanità ha da ridire l'opposizione, che nega i progressi fatti dalla maggioranza. Ascoltiamo Antonio Amato, presidente Ecomafie e controllo bonifiche e strutture confiscate alla Camorra ed esponente del PD. Si vantano di aver avuto, insomma, un avanzo, una variata nell'amministrazione per quanto riguarda la sanità, che poi significa, insomma, colpire, insomma, il diritto alla salute, ma comunque c'è questo, insomma, si proseguisse con la diminuzione drastica dell'IRAP e quindi dell'IPEF. Proprio nel vivo del Consiglio regionale un gruppo di manifestanti della GEC SPA ha protestato davanti agli uffici del centro direzionale. Il motivo, a detta del rappresentante sindacale dei lavoratori Vincenzo Tantò, è la mancata gara d'appalto che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso agosto e che ha visto affidare il servizio per la gestione della tassa automobilistica per la regione Campania all'ACI. Noi chiediamo un ripensamento sulla questione, sia per questioni di trasparenza e di economicità, perché una gara avrebbe garantito questo tipo di diciamo di presupposti che un ente pubblico deve attenersi.